Siamo Gabriele Cirilli, artista eclettico, stasera ci ha fatto tanto divertire. Da abruzzese verace, un'opinione su questa iniziativa alla quale lei ha aderito in maniera entusiastica. Sì, è un'iniziativa incredibile. L'ho detto sul palco, mi ha colpito l'energia, ma soprattutto la risolutezza. Cioè, proprio di solito l'abruzzese viene nominato come quello che parla, però poi non conclude. Invece in questo caso, giuro, si stanno concludendo delle cose belle. Cioè, stiamo veramente portando fuori i confini dell'Abruzzo la parola Abruzzo. E questa cosa mi ha colpito molto. Quindi il culluca da fa, perlomeno in questa occasione lo mettiamo da parte, il cadafadò, lo mettiamo da parte, sì, sul buono cadafadò, e magari tornerà in futuro il cadafadò, però per adesso, come ha detto il dottor Letta, l'Abruzzo non è più rappresentato come il pecoraro eccetera, ma con grandi talenti e grande potenzialità. Quindi questa iniziativa secondo lei serve a rilanciare l'immagine dell'Abruzzo, a non far dimenticare una tragedia come quella di Rigopiano? No, non bisogna mai far dimenticare le tragedie, perché le tragedie servono come esperienza per il futuro, però è una delle tante iniziative che sono utili per portare avanti l'Abruzzo. Invece delle cinque testimonianze offerte dai cinque imprenditori, cosa pensa? Che ci abbiamo veramente dei grandi talenti, e lo si vede proprio dal merito di queste persone. E c'è un talento che io invito qui. Abbiamo qui Pierluigi Di Lallo, regista di Abruzzo. Sì, ciao a tutti. Hai detto già tutto quanto tu? No, non ancora. Uno spot dell'Abruzzo. Ringraziamo questo grande attore. Sono una piccola pedina. Hai aiutato a prendere la palla per spallare la neve? No, a parte questo, molti dicono che Gabriele Cirilli è un comico. No, Gabriele Cirilli per me è un attore comico, che sono due cose diverse. Questo è un grande complimento, esatto, fatto da un grande regista e in più abruzzese. Che l'anno prossimo, ricordiamolo, cosa farà? Andiamo a pesca? A Roccaraso. C'è un progetto a Roccaraso, a pesca a Roccaraso. A Roccaraso pesca d'altura. D'altura però. Ciao a tutti, uno spot dell'Abruzzo. Una parola sul nuovo progetto, due secondi. Stiamo lavorando. Sul nuovo film. Sul secondo film, che con la Rosio, sì, tutta Roccaraso, con la Rosio Muniz Morales, c'è Gianmarco Dognazzi, c'è un Gabriele Cirilli bravissimo, c'è, possiamo dirlo, sì, cavolo, perfetta. Porca miseria. E poi c'è un protagonista che non possiamo ancora dire perché la produzione siamo lì. un gran nome. Sì, grazie. Il PF2 è grande, quindi ciao. Sei tornato a Vasto nuovamente in pochi mesi dopo il tour teatrale al Politeama Maruzzi, che ha avuto un grandissimo successo di pubblico. Quindi c'è un legame con Vasto. Fornisco anche uno scoop che Gabriele Cirilli ha lanciato dal palco. Il suo primo bacio l'ha dato dove? Allora, sotto la Sirenetta. Io andavo, facevo parte della parrocchia San Francesco di Paola, e andavo praticamente a fare il campeggio dentro San Francesco, che sta sotto a Vasto Marina. E lì, passeggiando sul lungomare, andando sempre sotto la Sirenetta, conobbi una ragazza, non si può dire per galanteria il nome, e fu la mia prima fidanzatina. E il mio primo bacio l'ho dato proprio lì, vicino alla Sirenetta.